Eh sì, perché i complimenti per Matteo D'Agasso oramai sono finiti, non ci sono più parole, Matteo, per descrivere le tue prestazioni. Sono arrivati oggi anche i 3 punti, ma la tua continuità, la tua intensità, la tua qualità. Ti senti protagonista di questo Pescara? No, vabbè, mi sento intanto bene fisicamente e poi comunque penso, come tutti i miei compagni, sentiamo la fiducia del mister, siamo un grande gruppo, ci incoraggiamo l'un l'altro e quindi diciamo che ognuno dà qualcosa in più per il compagno e secondo me è una cosa che in questo momento sta facendo la differenza. Magari al mister non piace tanto guardare l'avversario, pensa al Pescara perché ha questa filosofia, però è chiaro che voi avete visto che questo Sestri Levante aveva subito 0 gol nelle ultime 4 trasferte, quindi era una partita complicata. Dove siete stati bravi? Vabbè, secondo me siamo stati bravi come anche nelle altre partite a cercare di fare sempre il nostro gioco e a continuare ad attaccare anche dopo aver fatto gol, che poi comunque è quello che diciamo facciamo sempre con il mister. Quindi secondo me è quella la nostra forza, di fare sempre il nostro gioco indipendentemente da chi abbiamo davanti. Senti, ma è vero che ti piace un po' lo sci? Scherzo, perché hai fatto quello slalom per arrivare in porta che sembravi uno sciatore provetto. Solo Anacura ti ha potuto negare la gioia. Dovevo essere più bravo anche al portiere però è andata così, quindi posso farci poco adesso. So che mi rispondi di no, però ci provo. Poi arriva il match winner, Giorgi Tuniov. La Serie A so che la vai a vedere ogni tanto, ma sappiamo anche che ci sono osservatori che, insomma, stai facendo 2 mesi di livello non alto, altissimo. Quindi che ci dici per gennaio? No, per gennaio niente, perché io sono felicissimo qua, mi trovo benissimo con il mister, vabbè, ma tanto già lo sapete, con i compagni siamo una grande squadra, quindi io penso solo al Pescara e voglio continuare a vincere partite con questa maglia. Allora, Tuniov è andato di là, nell'altra postazione, volevo farti fare un abbraccio, ma intanto ne approfitto, Matteo, perché ti do l'auricolare, ci sono Massimo e Fabio Ferraresi Studio, che hanno sicuramente qualche domanda per te, non i complimenti perché te li facciamo da più mesi. Assolutamente, soprattutto per quanto mi riguarda, lo scorso anno, perché dicevo, D'Agasso è un giocatore che sa stare in campo, poi è cresciuto in maniera esponenziale. La domanda di Fabio Ferraresi. No, vabbè, sì, complimenti non glieli possiamo fare. Innanzitutto saluto Matteo, che lo ricordo con affetto, e gli volevo soltanto raccontare un aneddoto in merito alla trasferta di Pesaro. A fine primo tempo tuo papà mi ha offerto una Coca-Cola e un pacco di patatine perché ha detto che ti faccio troppi complimenti, ma i complimenti che ti faccio veramente li meriti e credo che la tua famiglia e la tua testa ti porteranno a fare sicuramente una carriera importante, perché hai le credenziali soprattutto mentali e di comportamento oltre che tecniche per farla. Infatti hai detto la cosa giusta prima della risposta di D'Agasso: famiglia e testa, che sono due cose fondamentali, soprattutto la famiglia. Matteo. Vabbè, posso ringraziarvi per le belle parole, ringrazio il mister, gli mando un grande abbraccio. Abbiamo passato diversi anni quando ero più piccolo qua al Pescara e quindi mi fa molto piacere sentire le sue parole. Aspetto la maglia. Siamo e salutiamo Matteo D'Agasso. Certo. A Fabio Ferraresi, mi raccomando. Certo. Ti salutiamo così, Matteo. Sembrava un gol importante, bello, sì, ma visto oggi quel gol di Terni sotto la curva con i tifosi del Pescara, anche col peso specifico notevole, visto che adesso Pescara e Ternana con la Torres sono a giocarsi la vittoria. Sì, sì, vabbè, ogni vittoria vale 3 punti, ogni vittoria è importante. Certo che in quello stadio contro la Ternana è stata una bella emozione e dobbiamo continuare così.